Finisce 1-1, una partita dove nel primo tempo non ci sono state grandi occasioni, forse anche grazie ai vostri cambi nel secondo tempo la partita è stata nettamente più divertente, ci sono state occasioni da ambo le parti, si è accesa, siete passati in vantaggio grazie a un tuo gol. Cosa è mancato per vincerla oggi? Un po' di cattiveria in più, ci siamo fatti nervosire dalle varie proteste anche della squadra avversaria e molti dei ragazzi nostri sono abbastanza giovincelli, quindi perdono facilmente la testa. E questo fa sì che non si concentrano e non riusciamo poi ogni tanto ad arrivare a vincere le partite. Abbiamo giocato bene, potevamo avere qualche uomo in più, solo che ogni volta siamo decimati e niente, questa è stata la partita. Oggi si può dire che hanno influito i cambi non solo di uomini ma soprattutto di modulo, nel secondo tempo siete stati più sciolti. Quanto, giustamente dicevi anche tu, mancano tanti infortuni, c'erano solo due cambi oggi, quanto ha influito sia in positivo ma anche in negativo rispetto anche alla stagione? Abbastanza in negativo, perché siamo sempre decimati, manca sempre qualcuno, quindi i moduli o le persone in campo poi sono sempre spesso diverse, quindi questo fa sì che il gioco diventa un po' più difficile da creare, da essere più fluido. Quando sono entrati altri i due, sia Mazzo che Leo da parte nostra, hanno molta tecnica, quindi hanno alzato il livello tecnico della squadra, si è riuscito a fare qualche fraseggio in più rispetto al primo tempo. Ti chiedo di raccontare il gol, perché dagli spalti tutto il tuo pubblico ti stava già, posso dire, insultare, perché pensavo che la palla stesse per uscire, invece pian piano è entrata in rete. Com'è andata? Mi piace tenerli in bilico fino all'ultimo, e quindi lì ha sbagliato il difensore che pensava fosse distratto, e recuperando quella palla sono andato per tu con la porta e per un attimo ho pensato anche io di sbagliarlo, dico la verità, però la palla è entrata e questo è l'importante. Ultima domanda, cosa serve per salvarvi? Da più di un mese che non riuscite a trovare tre punti, oggi un punto prezioso, cosa serve per salvarvi da qui alla fine? Sembra una banalità, ma i tre punti, semplicemente i tre punti, dobbiamo continuare a giocare, continuare a provarci e dobbiamo veramente crederci fino alla fine per portarle a casa, perché senza i tre punti diventa difficile, sono tante squadre e sempre meno partite. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie mille a te.